una produzione VG Channel. Ciao, vi come piace? Buonasera desde Valencia. Una chitarra per Pino. All'aeroporto di Napoli mostra alcune chitarre appartenute all'amato cantatore partenopeo, che dal 1 dicembre saranno messe all'asta online. Lucas in New York. Dalla Grande Mela, Luca Vitello ci racconta della parata più incredibile e festosa degli States. Assegnati il 28 ottobre scorso i premi Penisola Sorrentina Arturo Esposito 2017. I premiati ai nostri microfoni. Vi come viaggi, benvenuti a bordo, benvenuti no, non in un bellissimo caffè, ma all'aeroporto internazionale di Napoli, uno dei luoghi che noi di VG Channel amiamo di più, un luogo dove vengono organizzati tantissimi eventi. Noi vi abbiamo parlato per esempio ultimamente dell'accoglienza in musica ai passeggeri, oppure della giornata della gentilezza, o ancora del Black Saturday, un'occasione imperdibile di poter acquistare a prezzi stracciati qui nelle aree altrimenti non raggiungibili. Oggi invece vi parliamo di un'iniziativa bellissima, umanitaria, che sta a metà quindi tra i viaggi e la nostra trasmissione di salute. La messa all'asta di una delle chitarre del compianto Pino Daniele e il ricavato andrà poi in beneficenza all'ospedale Santo Bono di Napoli. Ma sentiamo dai vari protagonisti che si sono fatti promotori di questa iniziativa di che cosa si tratta. Siamo con Armando Brunini, amministratore delegato di GESAC, Aeroporto Internazionale di Napoli, che ci racconta in dettaglio di questa iniziativa. Sì, questa è un'iniziativa del Santo Bono e noi, come sapete, siamo sempre vicino al Santo Bono, loro sono bravissimi, la causa è nobile per i bambini e quindi siamo felicissimi di anche questa volta accoglierli qui in aeroporto e accompagnarli, aiutarli e sostenerli. E poi si unisce l'utile, che è appunto questa iniziativa del Santo Bono a fini di creare qualcosa per i loro bambini, con il bello, con la nostra arte, con la nostra cultura. Nella fattispecie la musica di Pino Daniele con le sue chitarre, ci saranno dei musicisti che suoneranno e quindi è una bella iniziativa, c'è una bellissima atmosfera qui in aeroporto, noi siamo sempre contenti di aprirci quando ci sono cose utili e belle. Antonino Tramontano è il presidente dell'Associazione Sostenitori Ospedale Santo Bono, è anche un medico chirurgo impegnato proprio nel nosocomio dedicato all'infanzia, forse più grande di tutto il meridione, se non erro. C'è però la necessità di mettere in piedi degli eventi come questo per supportare il vostro lavoro? In parte è vero, in parte è legato soprattutto al fatto che noi, vivendo quotidianamente tutte le problematiche che esistono nell'ospedale, capiamo prima di tutti le necessità e cerchiamo di dare un contributo all'azienda e in questo modo cerchiamo di trovare dei fondi per portare all'azienda e quindi all'ospedale un miglioramento e nello stesso tempo portare delle condizioni non soltanto ambientali ma condizioni anche sotto il profilo umano e sotto il profilo dal punto di vista dell'aggiornamento, quello che possiamo fare raccogliendo e dando una risposta al bambino malato. È sempre un piacere e un dovere occuparsi del proprio territorio e questo è un evento che si occupa di un posto importante per la nostra città, per la nostra regione. Il Santo Bono accoglie tutti i nostri bambini, quindi io sono qui non solo in quanto testimonial e quindi divulgatrice di un messaggio sicuramente già positivo per sua natura, sono qui in quanto cittadina, sono qui in quanto madre, perché dai privati, dai singoli spesso possono nascere delle iniziative che condivise fanno del bene a tutti. Pino continua a fare del bene e perché i soldi, i proventi di quest'asta verranno devoluti in beneficenza in pratica all'ospedale Santo Bono, quindi per i bambini.
E quindi io questa è una cosa che trovo encomiabile, bellissima, e anche per questo motivo io sono qui per Pino e per i bambini dell'ospedale del Santo Bono. Arrivederci da Aeroporto Internazionale di Napoli, Yamamai, Garpisa.